Io non ti merito. È un acido podcast contro le sveltine. Al lavoro. No, no, l'argomento non è scabroso. Ho ricevuto un messaggio da un'agenzia di comunicazione di una grande città. Una grande agenzia. Un lungo messaggio pieno di promesse. E dal tono del messaggio, per uno di provincia come me, doveva essere una ghiotta occasione. Anche per uno che fosse al piano di sotto dell'agenzia o della casa di fronte. Il messaggio diceva: siamo l'agenzia tal dei tali, un sacco di belle parole che promettono di entrare in contatto con gente che sa, e poi la più grande promessa. Vi contattiamo perché cambiamo spesso i nostri fornitori. Cambiate spesso i vostri fornitori? Ora vi telefono, così per saperne di più. Pronto? Ehi, salve. Ok, diamoci del tu. Sono Paolo. Ciao. Senti, volevo capire perché tu, agenzia, cambi spesso i tuoi fornitori? Cioè, sei un'agenzia di comunicazione, no? E il tuo messaggio porta un messaggio. Ma io voglio capirlo. Perché cambi spesso i fornitori? Perché? Non li paghi e quindi se ne vanno? O ci sono altre ragioni? E sei talmente antipatico che fuggono anche a fronte di prezzi standard, una vera eccezione di questi tempi a ribasso? No dai, non ci credo, no, sono io che penso male. Però la domanda resta. Tratti tutti i tuoi fornitori come fazzoletti di carta, l'importante che non siano mai della stessa marca? Ho il vinile per questa citazione. Oppure lo fai perché sei molto pignolo e vuoi sempre il massimo? Ah, in questo caso magari sei un rompicoglioni, ma ci sta. Se tutti lottiamo per il meglio, avere un cliente che ti mette alla prova è una sfida a migliorare sempre. Potrebbe essere una mutua crescita. Tu saresti fonte di nuove conoscenze per me e mi potresti far crescere. E io in cambio ti darei l'esperienza di tutto il mio passato e presente. Potremmo arrivare ad accordi che smussino le nostre rispettive asperità e ci consentano di maturare nuovi prodotti che nessuno ancora ha davvero concepito. Nuovi modi! Sì, ma questo richiede pazienza. Tra tutti e due. E tempo. Beh, vedi, nella tua lettera, cara agenzia, c'è la parola spesso che non è l'aggettivo, ma l'avverbio, sinonimo di frequente. Cioè di frequente. Cioè spesso, capito? Di frequente, spesso. Avessi scritto che volevi un rapporto spesso di spessore, quindi difficile da spezzare, ecco, mi sarei sentito attratto. Ma la mia parte femminile grida! Invece vuoi un rapporto fragile come carta velina, che duri il tempo di un gelato, breve, intenso, ma breve, che ti lascia le dita sporche e appiccicose. Ah, quindi immagino che tu non abbia ancora avuto l'occasione di sperimentare come il tempo faccia fermentare il lievito della creatività. Il tempo trasforma le dolci intenzioni in bollicine che, nonostante siano solo un gas che si dissolverà nell'atmosfera, terrorizzando i teorici del clima, nel frattempo avrà stimolato sentimenti di allegria costruttiva, eh? Allora fammi capire. Perché dovrei mandarti qualcosa di me? Così, per una sveltina? Oh, da ragazzo, magari nella curiosità di esplorare il mondo sarei andato di fiore in fiore e di albero in albero. Un'annusata qui, un morso a un frutto e poi via, come il capitano Kirk con la sua Enterprise per andare là dove nessun uomo è mai stato. Ma con l'esperienza ho imparato che non potrò mai conoscere l'universo. Non ne ho il tempo, Però posso approfondire un incontro, scoprire che in un singolo piccolissimo punto invisibile nella volta celeste esiste un altro universo da esplorare, conoscere, piccolino però immenso. Posso scoprire che da un torsolo di mela mi restano i semi che genereranno un nuovo albero con nuovi frutti diversi e a loro volta ricchi della loro storia. Ok, anche meno. Ok, certo, sono un presuntuoso. Sì, sì. In fondo, tutti noi che alberghiamo i luoghi dei casting come merce preziosa da offrire ai creatori,
andiamo alla ricerca dell'opportunità, non le opportunità, ma la singola opportunità. Con milioni di clienti potenziali avremo sempre un'unica e sola occasione di toccare il totem del successo con la mano. Nessuno sul lavoro offre rapporti eterni, ma occasionali momenti di impegno. Hai ragione. Sì, hai ragione. In fondo basterebbe una come te ogni giorno per avere 365 impegni in un anno. E addirittura 366 ogni 4 anni. Toccate fuga verso un nuovo lido. Però molti di noi sperano di far breccia, di restare nel cuore di chi incontriamo. E poi, se così fosse, insomma, ti sarebbe bastato fare casting su uno dei 1000 portali per scegliere la merce come si sceglie un Lecca Lecca dal distributore di Lecca Lecca. Quelli senza marchio, senza la carta col produttore e gli ingredienti. Quelli fatti di plastica colorata e aromatizzata con lei 127 special 4 porte a metano. Però la tua presentazione, ecco, ti devo dire la verità, non mi ha affatto convinto e sono qui a chiederti perché, cara agenzia, che cambi spesso i fornitori, ecco perché dovrei aprirmi a te. Sei forse portavoce di un'esperienza unica? Cambi fornitori come un testimone di Geova cambia i campanelli da suonare? Ma quelli tornano tutte le settimane, ci fai amicizia, o a cazzotti, oppure stacchi il campanello. Dai, lo fai per salvarmi. Hai tu la chiave e sei la porta stretta in cui passare per andare verso la verità? Magari, come l'angelo della salvezza, porta il verbo a tutti e non può stare tanto a perdere tempo. Anche tu, in questo caso, devi muoverti, sfiorare il capo con la mano e volare verso un altro da salvare. E noi, umili fornitori, potremmo metterci tutti in fila con la mano destra alzata e tu passando dai a tutti il mitico 5, uno a ciascuno. E magari al secondo giro alziamo la chiappa destra e tu lasci a tutti in un unico passaggio 5 rosse dita stampate sulle terga. Ah, che brivido! La sculacciata sacra! In quel breve periodo in cui noi uniremo le nostre anime di cliente e fornitore, sarò io a ricevere la luce che solo tu puoi generare. Sì! Verrò dalla tua fontana e non avrò più sete. Mangerò del tuo pane e sarò sazio in eterno. Ecco spiegato perché cambi spesso fornitori. Ma non credo sia questo il tuo metodo e temo non sia neppure questo il tuo grano. Anzi, temo che di grano con te non se ne vedrà proprio. Senti, facciamo così. Tu mandi il grano in anticipo e noi lavoriamo per te. Così, se dovesse mai accadere che senti sverzura e passi ad altri fornitori, io, cioè noi fornitori usati, non dovremmo tediarti ulteriormente per recuperare quella viltà che è il denaro, così sopravvalutato. E se anche non dovessimo conoscerci, anche se ci fossimo solo assaggiati, ecco, avremo comunque un bel ricordo l'uno dell'altro. Eh? Allora, che ne dici? Ti merito? Pronto? Pronto? Sei ancora lì? Pronto?